Ed eccoci alla pagina sportiva, il calcio per l'audace Cerignola, arriva il primo KO della stagione, i gialloblu allenati da Alessandro Potenza escono sconfitti dal terreno del Brindisi per una rete a zero. Il gol decisivo è arrivato nel finale del primo tempo con un super gol di Montaldi. Nella ripresa il Brindisi ha cercato il 2-0, ma anche l'audace ha sprecato nel finale due ghiotte palle gol. Adesso non c'è tempo per riposare, anche perché bisognerà preparare il recupero della seconda di campionato contro la Fidelisandria mercoledì e poi il derby contro il Poggia domenica prossima. Calcio, il campionato di Serie A ha vissuto ieri la sua quinta giornata, Napoli e Roma al passo dell'Inter. Gli azzurri di Ancelotti vincono sul terreno del Lecce per 4-1, mentre i gialloblu, anzi giallorossi, allenati da Fonseca, vincono nel finale 2-1 a Bologna. Tra gli altri risultati di rilievo da segnalare il successo della Sampdoria sul Torino e del Sassuolo sulla Spal, 2-2 invece tra Atalanta e Fiorentina, mentre la Lazio trova il sorriso battendo il Parma per 2-0. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento oggi alle 10 su Radio TRC con Live Sport per rivivere quanto successo nel corso di questo fine settimana con calcio, basket e pallavolo. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il nostro giornale alle 14 con lo speciale Fiera del Libro, Editoria e Giornalismo. A più tardi.